Che cazzo ho fatto? No. Ehi. Oh. Ehi. Oh. Che cazzo ho fatto? Sta arrivando la madre del ragazzo. Ora non posso. Ma digli di non preoccuparsi che tornerà. Tornano tutti. Beh, puoi diglielo te di persona, no? Come? Sarà qua tra un'ora, al tempo di arrivare. Mi raccomando, non digli troppo e non creiamo aspettative. Tu, attieniti alla procedura. Caffè, qualche frase d'effetto e mandala a casa, ok? Ah, che cazzo sono? Che cazzo è successo? Che cazzo sei? Che è successo? Dai, che sei vivo. Sei vivo. Bevi, è un antidolorifico. È per il dolore. Guarda. Berrei del veleno secondo te. Bevi, ti fa bene, è per il dolore. Ancora un pochino, ancora. Grazie. Cazzo sei? Che cosa mi hai fatto? Tranquillo, non ti succederà niente. Niente. Dobbiamo parlare. Qua niente. Aspetta. Non c'è niente. Ora che gli racconto alla madre. Ora ascoltami. Non è stata colpa mia. È stato un incidente. Sei venuto fuori all'ultimo momento. Non ti ho visto. Non era mia intenzione, di certo. Te la caverai. Lei mi ha detto che te la caverai. Lei? Arianna, mia figlia, è di là nell'altra stanza. Aiuto, ti prego, aiutami. No, no, non può sentirti, non può parlarti, non può sentirti, non può sentirti nessuno qua.
Nessuno. Può sentirti. Non può parlarti. Giovanni quindi stava andando all'allenamento. Abbiamo trovato a 3 chilometri dal campo delle tracce di sangue. Le stiamo ancora analizzando, però non... Come delle tracce di sangue? Mi sta dicendo che signora, potrebbe... Non saltiamo a conclusioni affrettate. Potrebbe trattarsi di una spiacevole coincidenza. E allora perché me l'ha detto? Le sembra una cosa da dirmi in questo momento? Sì, ha ragione. Non avrei dovuto... Abbiamo chiamato l'allenatore, i compagni. Giovanni sarebbe arrivato con un grande anticipo. Lei ha idea del perché? No. Lo troveremo. Tornerà. Lo troverò. Lei ora deve solo riposarsi. Non appena scoprirò qualcosa, sarà la prima a saperlo. Alla mia parola, signora. Ma le telecamere hanno mostrato qualcosa? Ci stiamo lavorando. Potevi farlo dormire nel letto. Non può far niente così com'è ridotto. Guardalo. È solo un ragazzo. Sono sicuro che appena libero tenterà di uccidermi. Probabilmente morirà nel farlo. Io non voglio che muoia. Liberalo, papà. Lascialo andare. Se lo lascio andare, la polizia mi prenderà. Non potrò più parlarti, non potrò più vederti. Penso a te in ogni momento, in ogni respiro. Mi fa sempre più male, cazzo. Perché non accetti il fatto che io non ci sia più? Perché non riesci ad andare avanti? È passato più di un anno da quando è successo. Tu devi cercare di andare avanti. Credimi, Arianna, io ci sto provando. Non ci riesco, non ce la faccio. Non, è sempre più difficile, Dio. No, non ci riesco, non ci riesco. Non ho trovato niente nelle registrazioni delle videocamere. Ho cercato, ma non c'è nulla. Ti sorprende? Ho chiamato i piani alti. E? E è da 6 mesi che aspettano la riparazione di un danno che ha fatto saltare l'intero sistema. Stanno ancora aspettando che qualcuno vada ad aggiustarlo. Quando ero seduto lì, dove sei tu adesso, queste cose erano all'ordine del giorno. Senti quelli che abitano in zona. Ci deve essere pur qualcuno che ha visto o sentito qualcosa, che non sia il classico ragazzino che porta il cane a smerdare le strade. Ti prego, portami all'ospedale. Morirò se non mi ci porti subito. Vorrei, credimi. Allora fallo, no? Non posso. Perché non puoi? Così tanto difficile. Sei solo un pazzo, un sadico. Guardami, cazzo. Sto per perdere la gamba. Calmati. Non perderai la gamba. Riesco a respirare, liberami, ti prego. Non dirò niente. Dici che mi vuoi salvare, ma non mi porti all'ospedale. Dici che andrà tutto bene, ma va sempre peggio. Che cazzo sei? Sei solo un ubriaco di merda. Non cercare di farmi pena, vecchio. No. No. Ti prego, lasciami andare. No.
Prego, portami a casa. Signora, non ha notato niente? Ma un ragazzo sulla ventina con un borsone da calcio? È sicura? D'accordo, se le venisse in mente qualcosa mi chiami a questo numero. No, signora, le sto chiedendo se... No, sono della polizia, no... Signora, le assicuro che stiamo facendo il possibile. Faccia un bel respiro. Okay? Non ha alcun senso prendersela con noi. Sì, lo so. Suo figlio è sparito da 3 giorni, ma le assicuro che sto lavorando ogni ora del mio tempo libero. Lo troveremo. Allora, ci sono novità? No, nessuno ha visto niente. Incredibile. Hai sentito amici, parenti? Sì, e nessuno ha idea di dove possa essere andato. Nella strada, quella dove abbiamo trovato le tracce di sangue, sai, quella dove c'è stato il blackout e non abbiamo una sola fottuta registrazione utile. Ecco, vabbè, in quella abbiamo visto che ci sono delle tracce di pneumatico, che però si arrestano così dal nulla. Anche se fosse l'auto che ci interessa, com'è possibile che si interrompano così? Come se l'auto fosse tornata indietro? Sì, forse. Guarda tutte le registrazioni delle telecamere in zona. Cerca un'auto che abbia l'aria di aver appena fatto un incidente. Parti da qua. La polizia mi prenderà. Respira. Respira, ragazzo. Non ti farò niente, hai la mia parola. Cazzo, lasciami andare. Fanculo, uccidimi allora, no? Non guardarmi così. Ti giuro, non appena mi libereranno. Cosa? No, ti prego. No. 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 Tieni. Dai. Dai. Non è così facile, Far fuori qualcuno. No. Ti ho trovato, bastardo. E adesso cosa faccio, Arianna? Salvalo. Loro mi prenderanno. Questa storia può finire in un solo modo. E io ho sempre più paura. Fa la cosa giusta, papà. Fallo, ti prego. Aiuto, sono qui! Ti prego! Fai chiamare un'ambulanza. Stai tranquillo. Aiuto. Ah.
Stai tranquillo, ora ci siamo noi. Respira.